Video tag, eccomi qua, pronto, proprio sul posto. Ringrazio il portale di Chris per la nomination, mi raccomando seguite il suo canale, metto il link in descrizione perché non so come si fa a mettere il riquadrino qua, sulla mano. Ti prego Chris, ti prego, dimmi, ah no scusa, così non mi vedi. Fammi un piccolo tutorial su come si fa sto cacchio di riquadrino qua, sulla mano, perché io come faccio a metterti qua, nel link? Boh, non lo so, per favore, aiutami! Comunque, in ogni caso, per chi non sapesse che cos'è un video tag, dovrò rispondere a 10 domande che mi sono segnato su un foglio, sì, su un foglio, perché io sono un tipo tradizionalista, sono conservatore, no, non uso i telefoni, no, cazzata, il telefono lo sto usando per registrare, quindi non posso scrivere sul telefono. Veramente, eh? Comunque, dovrò rispondere a 10 domande su me stesso. Questo video tag si chiama Non sono quello che credete. Partiamo con le domande. Let's go! Domanda numero 1. Quale sensazione pensi di dare alle persone che ti guardano? Questa domanda può essere suddivisa in due parti, diciamo, nella vita reale e sul tubo. Per quanto riguarda sul tubo, che secondo me è un po' più facile rispondere, tanta gente pensa che io sia bravo a fare video. Ci sono tante persone che mi dicono che sono bravo, che dovrei continuare, e niente, sono contento di questa grande parte delle persone. Poi c'è magari un'altra parte. Che palle, adesso cambio video, mamma mia com'è lungo questo video. Per quanto riguarda nella vita reale, anche qua diciamo che ci sono due grandi gruppi. Naturalmente il primo gruppo sono le persone che frequento e il secondo gruppo tutte le persone a cui sto sul cazzo. Allora, diciamo, partiamo dalle persone che frequento. Allora, le persone che frequentano, secondo me, mi frequentano soprattutto perché sono un ragazzo solarium. Sono un ragazzo solare e prendo tutto, diciamo, molto... credo di essere un ragazzo molto sciallo e prendo le cose così come vengono, diciamo. Tento di programmare tutto il meno possibile, diciamo, e questa cosa si ripercuote anche su YouTube. Infatti, se voi vedete i miei video sul canale, non hanno una vera e propria programmazione, ma insomma, se ho voglia di fare qualcosa la metto sul tubo. Non è che prendo e dico questo giorno metto questo giorno invece faccio quest'altro e seguo questa scaletta, no, mi dispiace. E per quanto riguarda le persone a cui sto sul cazzo, sì, sto sul cazzo e basta, non so che cosa pensano, perché io non vado a parlare con le persone a cui sto sul cazzo, proprio me ne sbatto, ok? È così che si fa, me ne sbatto, fottitene. Domanda numero 2. E tu invece chi pensi di essere? Allora, io penso di essere un ragazzo molto positivo, ottimista. Quando qualcosa non va, ragazzi, vi consiglio di fare come me, ovvero di isolarvi nelle vostre cose. Ok, nel momento in cui vi isolate nelle vostre cose, non pensate più alle cose che vi danno fastidio e quindi pensate solo a voi stessi. Ed è, secondo me, è il rimedio migliore alle difficoltà della vita. Domanda numero 3. Dici qualcosa del tuo carattere che nessuno mai sospetterebbe. Per quanto mi riguarda, sono un ragazzo molto riservato, ovvero io avrei da dire tante cose in molte occasioni, solo che non le dico perché preferisco stare zitto. Questo secondo me significa essere riservati, perché secondo me se una persona non è riservata, tutto ciò che gli salta per la testa prende e lo va a dire. Vedasi ad esempio un esempio sul tubo Zeb89. Solo che io non sono quel tipo di persona, ok? Io se ho voglia di dire una cosa la dico, ma nella maggior parte dei casi preferisco stare sulle mie. Poi però che cosa succede? Che sono quel tipo di riservatezza che poi esce fuori tutta quanta in una volta, ok? Quindi io, se c'è una persona che mi sta sul cazzo magari, cosa succede? Succede che al momento non dico niente, assorbo tutto quanto e poi esplodo alla fine. Quindi tutto ciò che mi tengo dentro poi esplode tutto quanto d'un botto alla fine. Quindi tutta la gente che in qualche modo mi fa dei torti così si sorbisce tutto quanto in una volta, tutto il carico di roba addosso in una volta sola, alla fine. Proprio stroncati non sul nascere ma sul crepare proprio, ok? 4! Devo dire qualcosa che mi piace fare e che sembrerebbe incredibile. Una cosa che mi piace fare, non so se sembrerà incredibile, però mi piace tanto stare con i bambini. Questo grande desiderio è nato appunto da questo rapporto che ho avuto in questi 3 anni di animazione all'oratorio. Questo piacere che provo nel fare l'animatore tra i bambini, quest'estate si avvererà non più in un contesto di oratorio,
ma inizierò, diciamo, a lavorare come animatore nei villaggi, e questa cosa mi piace tantissimo. E questa cosa mi piace fare lo stupido tra i bambini, mi piace vedere loro che sorridono quando magari io faccio lo scemo, boh, che ne so, li abbraccio così, no? Mi piace soprattutto quando vengono tutti in gruppo e si attaccano proprio qua, no? Perché ti vogliono, ti fanno il caricone, è bellissimo, proprio fottutamente bello. Domanda numero 5! Dici qualcosa che non ti piace fare ma che nessuno sospetterebbe. Allora, questa domanda, questa risposta è un pochino comica, diciamo. La sera, quando mentre mia mamma cucina, io cerco in qualche modo di dargli una mano, quindi apparecchio la tavola e fino a quando si tratta di apparecchiare la tavola tutto a posto. Il problema sorge quando mia mamma cucina la pasta e c'è bisogno del formaggio sulla pasta, no? Devo grattugiare il formaggio ogni volta, che palle, mamma mia! Rimango lì, che poi io c'ho la grattugia quella proprio... Aspetta, ve la faccio vedere. Ah, vedete? C'ho la grattugia proprio quella, vedete, quella vecchia, no? Quindi io sono là con il pezzo di formaggio in mano così. Capito? E ogni 2x3 devo tirare fuori il cosino, no? Per dire a mia mamma, mamma, va bene così? Lei mi dice sempre, ancora un pochino, mannaggia il cazzo, entra dentro. Lei mi dice sempre, ancora un pochino. E io, mamma mia, sono lì che rimango là, basta, mamma! Cazzo, sono al telefono. Domanda numero 6. Dici i tuoi valori nella vita. Allora, i miei valori sono... la famiglia, la prostituzione e la gazzosa. No, vabbè, a parte gli scherzi. Innanzitutto la famiglia. La famiglia viene prima di tutto. Il rapporto, il buon rapporto che mantengo con i miei amici. La terza è la positività che mostro alle persone. Perché, come vi ho già detto, nella vita bisogna essere positivi, perché sennò non si va da nessuna parte. Numero 7. Allora, raccontaci la tua giornata ideale. La mia giornata ideale sarebbe alzarmi non tardissimo, però neanche presto, quindi, boh, che ne so, più o meno 9 e mezza, 10. Farmi i cacchi miei al computer, mangiare una pizza o il cazzo che mi pare. Poi il pomeriggio, naturalmente deve esserci il sole, perché sennò rimango fottuto, cioè proprio il morale mio si abbassa proprio così. E mi piacerebbe magari, nella mia giornata ideale, uscire con i miei amici e andare in bici sui navigli. È una cosa fighissima. Noi ogni anno, tipo fino all'anno scorso, ogni anno dopo la scuola prendevamo la bici, andavamo sulla Martesana ed era fighissimo andare in giro tutti assieme in gruppo in bici, no? E poi mi ricordo che ci fermavamo sempre allo stesso parco, no? Prendevamo il nostro paninozzo, ce lo mangiavamo, era tipo bellissimo, proprio la roba più scialla che io abbia mai fatto in vita mia. Poi la sera video sul tubo oppure pizza con gli amici, anche qua c'è la pizza dovunque, madonna! Ogni tanto magari mi piace uscire sabato sera, che ne so, sui navigli oppure per le discoteche, così, però non mi piace farlo spesso, perché poi diciamo che svanisce la magia, diciamo. Quelle cose secondo me vanno fatte una volta ogni tanto, perché poi alla lunga stufano. Numero 8. Quale messaggio daresti alle persone che giudicano dall'apparenza? Allora, semplicemente la risposta è molto scontata. Le persone che giudicano in base all'apparenza sbagliano. Secondo me bisogna appunto approfondire e conoscere sottinteso il fatto che per conoscere una persona appunto bisogna starci un pochino di tempo. Cioè non è che io guardo il telefono così arrivo, telefono di merda. Può essere magari che quel telefono nasconda un particolare, che ne so, una particolare funzione così molto figa, molto umba paua, no? E la stessa cosa con le persone. Se una persona inizialmente ti sta sul cazzo, poi magari puoi scoprire che quella persona potrebbe diventare un tuo grande amico, ok? Numero 9! Perché stai su YouTube? Allora, la mia storia con YouTube è lunga da raccontare. Molto probabilmente farò un lucky vlog per voi. Solo che, allora, perché sono su YouTube? Allora, se leggete la mia descrizione, molto probabilmente già, cioè se avete letto la mia descrizione, molto probabilmente avete già capito qualcosa. Io sono su YouTube per condividere le mie passioni con qualcuno. Questo desiderio di condivisione parte appunto da questi 2 anni passati su YouTube, però solo come spettatore.
e ci sono appunto stati questi grandi youtuber che mi hanno trasmesso molto, e io voglio cercare di trasmettere a mia volta quello che loro hanno trasmesso a me. E poi, perché sostanzialmente ogni volta che magari giocavo a un gioco nuovo, mi immaginavo sempre come avrei vissuto quel gioco in particolare se avessi messo magari una telecamera, e quindi se l'avessi condiviso con gli altri. Da un certo punto in poi mi sono sempre immaginato come youtuber, e nel momento in cui appunto sono riuscito ad avere i minimi requisiti per poter fare lo youtuber, veramente sono diventato tipo quasi il ragazzo più felice del mondo. Quindi se sono qua davanti a questa telecamera a dirvi qualcosa su di me, è proprio perché lo voglio fare da tantissimo tempo, e penso di farlo fino a quando avrò voglia. 10! Domanda numero 10, come ha detto Chris, è la più facile, perché devo dire chi devo taggare in questo video. Numero 1, Peppe Official Channel, mi raccomando. Allora, vi ho lasciato, questo è il canale di un mio amico, se andate sulla grafica del mio canale c'è pure il link al suo canale, Peppe Official Channel, mi raccomando, fai un bel video orso, perché tu devi crescere tantissimo, perché ce l'hai il cuore dello youtubero. Come secondo taggo Price Terrish, non mi ricordo come si chiama, perché mi sta dando anche lui una grandissima spinta, lo devo ringraziare moltissimo per la sponsorizzazione. Come terzo anche lui è un ragazzo che mi vuole sponsorizzare, lo ringrazio in anticipo, si chiama Ciro Games, mi raccomando, anche te devi fare un bel video proprio bello, bam, ok, hai capito come, proprio bello gagliardo, mi raccomando. Ed è l'appuntamento di oggi, può finire qua, no, non è un appuntamento, il video tag finisce qua, se avete curiosità, o comunque volete dirmi che cosa ne pensate di questo video, mi raccomando, qui sotto ci sono i commenti, sono fatti apposta, mettete un mi piacione, condividete il video e scrivetevi.